l'arbitro della partita è pronto per il fischio d'inizio, appena sentito il signor Alessio Marra di Mantova, il primo assistente Mino Simone di La Spezia e Pasquini di Genova, sono gli altri due assistenti, maglia bianca ovviamente e revers azzurri per quanto riguarda il neopromosso Brindisi, stadio Franco Fanuzzi, con uno stadio che nel frattempo si è riempito ai 2500 spettatori iniziali, quando abbiamo avviato i nostri collegamenti se ne sono aggiunti almeno un migliaio, se non di più, siamo intorno ai 4000 spettatori allo stadio Fanuzzi, 150 giunti da Catania e tante bandiere rossazzurre. Catania in possesso di palla, prova una ripartenza con la possibilità di andare ad amministrare il pallone, preferisce invece girarlo all'indietro dalle parti di Peters, ripartenza tentata dalla Brindisi, posizione centrale della linea difensiva per quanto riguarda la difesa della Catania, vice capitano Orrizzo, Francesco Lodi leggermente più abbassato rispetto alla linea ordinaria dei centrocampisti, subito all'indietro il pallone giocato da Maltese, riferimento poi verso Rossi, apertura per Valenti che l'argentino, toccato duro da De Luca, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore della Brindisi, si rialza nel frattempo Valenti, dalle sue parti gravita anche Sisai, giocatore a Sierra Leone, adesso invece il movimento di Opola, attenzione il ragazzo nigeriano capace di inanellare una serie importantissima di gol realizzati fino ad ora, sono ben 10. Parte il Catania in possesso di palla con De Respinis, l'apertura sul fronte offensivo di destra con la possibilità di mettere subito un pallone in mezzo, ha provato la formazione rossazzurra con Palermo, pallone ribattuto, la rimessa con le mani, siamo proprio a ridosso della tribuna B dello stadio Fanuzzi, sotto, chiamiamola così, la curva nord, la tribuna nord dei tifosi ospiti e quindi dei tifosi del Catania. Formazione rossazzurra che perde il pallone, chiusura però in fase difensiva di Sisai, si gioca all'indietro, Catania che copre tutti gli spazi, formazione del tecnico Etneo che ha iniziato comunque con una buona lena all'interno della rigore, non raccoglie Lodi l'invito, Rizzo alza il pallone a campanile, perfezione poi Castellini, Lodi, vitale, si schiera tutta a testa bassa il Catania, boccia Castellini, sbaglia la misura del passaggio, uscita di Peters, 25 metri fuori dall'area di rigore, chiamato a rientrare, rimessa con le mani, non ne approfitta il Brindisi, Valenti la gioca all'indietro, sfuma la possibilità di colpire in controtempo il Catania, Maltese poi Felleca, tentativo di mettere il pallone nuovamente al centro, inquadratura per Ciro Danucci, ricordava il direttore Alberto Cigalini, presenza tra le fila della Catania e ovviamente un tecnico voluto dalla squadra in un percorso promozione del Brindisi che aveva messo in discussione per quanto riguarda la dirigenza, la capacità proprio di Danucci di gestire il gruppo, poi dopo una settimana di esonero la squadra ha voluto a viva voce il ritorno del tecnico, aveva ragione il team e Danucci ha portato gli spareggi, il Brindisi nuovamente tra i professionisti dopo 33 anni, Palermo prova la giocata in volée, ancora una volta Palermo riesce a superare l'avversario, si fa vedere De Luca sul fronte di sinistra, viene servito ma corto all'interno dell'area di rigore, Palermo aveva prima pensato di mettere il pallone al centro, Lodi all'indietro per Castellini, gioca tutta avanti la formazione etnea, finora non si è visto il Brindisi quasi stupito da una forza di volontà e una carica che evidentemente è figlia di quello che è stato il dettato del vicepresidente del Catania che aveva appena sentito, attenzione
Palermo, si allunga troppo il pallone, stava puntando l'area di rigore. Sull'altro fronte il capitano Danna, salta praticamente l'uomo, salta Rizzo, Danna avanza, palla al piede, mette un pallone al centro dell'area di rigore, all'indietro la chiusura miracolosa di Francesco Lodi. Giochiamo con un atleta adattato nella linea difensiva e questa poteva essere una delle opzioni, evidentemente la migliore secondo il tecnico rossazzurro, fare arretrare Rapisarda all'interno della linea centrale difensiva. Ovviamente le opzioni da giocatori titolari mancavano, ma adattati per adattati evidentemente è stata la scelta di mettere Rizzo e non invece a centrare per esempio Rapisarda e utilizzare un altro sistema. Rapisarda proprio in questo istante insegue il pallone, Rizzo ritorna nella posizione di centrale difensivo all'interno dell'area di rigore, Rapisarda va a chiudere, l'arbitro ferma il gioco, il calcio di punizione a favore della formazione rossazzurra. Di minuti ne sono trascorsi 6 e 13 secondi, risultato fermo sullo 0-0. Si defila dalla posizione più arretrata De Respinis, grande corsa la sua, voglia di ovviamente ben figurare questa partita che lo vede iniziare da titolare. De Luca da un fronte all'altro, particolarmente lungo il Brindisi, facile poi l'intervento comunque composto di Castellini al centro del cerchio di centrocampo, anticipo su De Respinis, lotta su tutti i palloni rossazzurro catanese. Palermo, Rizzo centrale per Castellini, dialogo per linee orizzontali tra i due, si fa vedere posizione più arretrata Palermo che raccoglie il pallone, il servizio poi ancora per Castellini, Rapisarda il taglio da una parte all'altra, vitale il controllo a ridosso della linea che demarca l'area di rigore per il lato corto, quello della corsia di sinistra, pallone che sfuma fuori. I minuti ne sono trascorsi 7 e a questo punto vorrei sapere da Marco Carli se si aspettava in ogni caso una Catania così a trazione anteriore. Dalle parti della Catania il Brindisi non è mai transitato. Eh sì, è proprio così, infatti D'Alucci, allenatore del Brindisi, in panchina dà chiari segnali ai suoi, insomma, di provare ad accorciare fra i reparti e soprattutto di tentare di insomma, avanzare un pochettino il baricentro della squadra. Dall'altra parte Ferraro, la panchina ha applaudito prima il ritorno di Lodi in difesa e poi le indicazioni sono tante per Boccia, a cui si chiede sì di avanzare, sì di dare un supporto all'azione offensiva, ma di stare molto attento a Opola. Si spiegava prima da studio, è un giocatore che insomma ha fatto molto bene in questa stagione, si è fatto vedere anche nel torneo di Viareggio nella stessa squadra che ha visto impegnato anche Castellini. Eh sì, giocatore che partito dalla panchina, ovviamente una classe 2004 nigeriano, poi inserito a causa di infortunio della titolare dell'epoca e da quel momento in poi una raffica di gol, ne ha realizzati ben 10, andando spesso al tiro, centrando spesso e volentieri, comunque lo specchio della porta. Maltese ha il tempo di orchestrare la manovra offensiva, si era nel frattempo decentrato Felleca, era andato comunque ad inseguirlo Boccia, per lui ovviamente è un compito improvvido, ma parliamo di due giocatori che hanno una stazza simile e quindi sul passo, sul breve, potrebbe ovviamente Boccia provare quasi sempre le giocate d'anticipo rispetto all'attaccante nigeriano. Avanza il Catania con Sarao, lo tentativo di lancio al centro lo raggiunge prima il pallone Bismara. Non ci sono pericoli finora comunque per la porta del giallo estremo difensore della formazione biancazzurra. Vitale al centro, gioca comunque con Lodi a ridosso della linea difensiva con
Palermo e a volte diventa una 4-2-3-1 il sistema di gioco del Catania, una specie di fisarmonica con Lodi che va comunque spesso ad inseguire Malaccari, giocatore particolarmente importante. Catania subito però al decimo minuto con un tiro insidioso fa correre i primi brividi alla difesa del Brindisi. Il controllo di Sarau, la girata, lo stop al volo e la palla che si è persa un metro a sinistra della porta difesa da Bismara. Mostra subito i muscoli comunque il Catania. Sarau, senza marcature preventive, ha avuto il tempo di stoppare il pallone di petto e poi girarlo al volo. Buono comunque gesto tecnico, la mira sbagliata di una cinquantina di centimetri e Bismara che comunque sembrava sulla traiettoria del pallone. Boccia, rimessa con le mani. Catania che mantiene Lodi particolarmente basso ed è una formazione sicuramente diversa rispetto a quella che ha approcciato quattro giorni addietro la partita in casa contro il Sorrento. Evidentemente l'iniezione di energia, chiamiamola così, voluta dalla società è giunta al destinatario e ai destinatari, staff tecnico e ovviamente squadra in campo. Il Catania ci tiene a questa pull scudetto e da questa partita per quelli che sono i primi 11 minuti e 47 secondi vuole uscire con una vittoria per cancellare la sconfitta di quattro giorni addietro e per tentare di sperare. Gioco fermo nel frattempo, Brindisi che ha rinunciato a Sirri, a Gorzeleschi, l'argentino, i due centrali titolari della linea difensiva, ha rinunciato anche a Cancelli, mentre attenzione Hopola, Hopola avanza, palla al piede, poi l'apertura sul settore di sinistra, buono Boccia nel chiudere sulla tentativo di incursione da parte di Danna. Si riparte da dietro con Sisai in mezzo al cerchio di centrocampo, ragiona Maltese, diciamo è mediano di ragionamento, poi Valenti non sbuca da nessuna parte la manovra della Brindisi. Ricordiamo che giochiamo su un terreno di gioco dalle precarie condizioni ed in un campo che ha la stessa dimensione in lunghezza dello stadio Angelo Massimino, 105 metri, ne mancano invece 3 di larghezza e quindi lo stringe abbastanza e questo potrebbe in questo caso fare la fortuna della formazione rossazzurra. Più facili le chiusure sulla fronte difensivo da una parte e dall'altra. Lodi e poi il fallo da parte di Sarau dopo la rimessa con le mani da parte di Boccia. Si è rialzato comunque Valenti, l'argentino, i due si sorridono in cagnesco. Rimessa con le mani ancora per Boccia, pallone per Sarau, ultimo tocco dell'attaccante della formazione rossazzurra. Consegniamo il pallone agli avversari con calma, sembra dire Sisai ai suoi compagni di squadra. Ovviamente la temperatura può essere anche un fattore influenzante di questa partita, temperatura che si è alzata dal momento in cui si è aperto il cielo qui a Brindisi. Rincorre Rizzo il pallone senza però riuscire a mettere nuovamente un'azione manovrata in gioco, però comunque guadagna la rimessa con le mani, la girata di prima intenzione da parte di Felle che ha il pallone che si è perso direttamente in curva sud, quella dei tifosi degli ultra del Brindisi. Primo piano nel frattempo per Felleca, si chiudono in quattro quelli della linea difensiva della Brindisi ed è il disegno tattico che vi abbiamo illustrato
verbalmente, nonostante la distinta ci parlasse di una formazione schierata con una sorta di 4-3-3, invece Sisai e Maltese rimangono i due mediani, con Malaccari, Opola e Danna a comporre la batteria dei trequartisti, tutti esterni, e Felleca potrebbe interfacciarsi proprio con Danna, il capitano, mentre Opola prova lo sfondamento centrale. L'arbitro comanda il calcio di punizione a favore della formazione del Brindisi. Non è d'accordo Francesco Rodi. Opola rimane per terra. Non dobbiamo perdere ovviamente il bandolo alla matassa. L'aveva inseguito Boccia, poi era arrivato Vitale. Rizzo, l'arbitro in quell'istante, ha fischiato il calcio di punizione. Si è comunque rialzato. Il giocatore parla con Rizzo, direttore di gara di questa partita, chiede il rispetto della distanza. Attenzione ai calci di punizione che potrebbe battere Maltese con il piede mancino, anche se la distanza è significativa. Siamo 18 metri fuori dall'area di rigore e potrebbe probabilmente tentare il tiro scavalcando il muro di quattro giocatori del Catania. Possono anche chiamare uno schema, attenzione, perché comunque sul segmento di destra del campo ci sono anche movimenti da parte dei difensori. Rimbalza il pallone sulla muraglia, adesso all'indietro trasforma il Catania la situazione difensiva ad offensiva. Aveva rincorso De Luca, poi posizione comunque regolare nel tentativo di mettere in movimento per l'incursione Felleca, primo assistente del direttore di gara, che ovviamente si è accorto del macroscopico fuorigioco. Si era fermato comunque il Catania. Rizzo, sciabolata in avanti, si fa vedere De Rispinis di testa, capiscono tutto, poteva mettere a innescare Sarao, poi Sisai aggiusta tutto e si riparte nuovamente dalla linea più bassa, più arretrata della formazione brindisina. Rossi controllo un po' Sbilenco, poi preferisce appoggiarsi a Vismara sul fronte di sinistra. Può provare ancora a partire la manovra della formazione di Ciro Danucci. Buona la giocata di Valenti e poi pallone che spiove sull'altro fronte, perché Danna si è spostato, iniziato a destra, poi ha girato a sinistra. Chiusura difensiva da parte di Rizzo, il pallone che si perde oltre la linea del fondo. C'è il primo calcio d'angolo della partita, lo batte Danna, e attenzione ai movimenti del capitano della formazione di casa, che potrebbe spesso spostarsi da una parte all'altra del terreno di gioco e andare a pertanto creare quegli scompensi che nascono ovviamente dall'assenza di un centrale difensivo titolare. Battuta il calcio d'angolo direttamente alla ricerca della testa di Baldanna. Brindisi all'interno dell'area di rigore, non funziona lo schema, funziona invece la chiusura preventiva da parte del Catania. Rizzo, poi la girata con il pallone che si è perso alto sulla traversa della porta difesa da Peters, deve ritornare in posizione centrale di centrocampista Sisai. Si muovono con le torri anche i giocatori del Brindisi sugli sviluppi dei calci piazzati, anche sulla loro prosecuzione. Palermo per Vismar, per Peters, poi Castellini di testa. Sarao copre tutto quanto Rossi, aspetta che Vismara, che qualche istante prima si stava muovendo in posizione un po' più avanzata rispetto a quella sua consueta, poteva essere anche colto da un lungo spiovente, preferito la manovra. Attenzione, percussione tutta libera nella manovra largo a destra, l'uscita di Peters, incredibile come stavolta determinante è stato l'estremo difensore della formazione rossazzurra, sfuggito ovviamente alla guardia di Rapisarda,
nessuno è andato incontro alla lunga incursione di Danna, e poi Danna ha avuto la possibilità di andare dritto per dritto all'interno dell'area di rigore, superando il diretto avversario. Nessuno a chiudere su una mai avvenuta diagonale, se l'è cavata comunque Betters, e questa al minuto ventesimo, sicuramente l'azione più pericolosa del Brindisi, con Danna che adesso si è andato a collocare largo a sinistra. Lo scambio, attenzione con Osai, poi pallone, la parata di Betters su Opola, ancora una volta pericoli importanti sulla fronte Danna, stavolta dialogo con Opola. Danna non dà posizioni agli avversari, parte da destra, si sposta a sinistra, tornato nuovamente a destra, e poi il dialogo con Opola, la parata di Betters, adesso l'uscita di testa dell'estremo difensore della Catania. Ma annotiamo al minuto ventesimo intervento importante, è rimasto per terra dolorante Sisai, compagni di squadra che però non mettono il pallone fuori, aspetta qualche istante e poi finalmente si accorgono che Sisai non riesce a rimettersi nuovamente in piedi, soltanto una botta per il giocatore della Sierra Leone, e questo è il momento in cui vedete come il servizio stavolta di Danna per Opola ha visto interposizione a parte di Betters. Marco Carli, partita che si è aperta. Si è aperta ed è più soddisfatto anche Danucci del gioco del Brindisi. Dice, invita anche i suoi a pressare alto sulla costruzione del Catania che parte dalla propria metà campo. Non è una condizione abituale che abbiamo trovato nel campionato di Serie D, difficilmente le squadre vengono a pressare il Catania quando costruisce dal basso. In questo caso Danucci invita i suoi a farlo. Dall'altra parte continua ad arrivare suggerimenti per i difensori, soprattutto proprio su queste azioni in velocità. Uscita del Brindisi stavolta vuoto, ma posizione comunque irregolare nel passaggio per il movimento di Felleca, e lì diventa tutto particolarmente complesso perché Danna parte due metri indietro, fa il trequartista più avanzato, ma soprattutto serve compagni di squadra. Riguardiamo del momento in cui Danna serve il pallone proprio a Felle, che ha posizione irregolare, uscita comunque di Betters sul portatore di palla, ha evitato il contrasto per evitare il fallo da ultimo uomo, mentre stavolta posizione ancora una volta irregolare sul lungo lancio. Non sono d'accordo i tifosi del Brindisi, ma anche in questo caso Felle, che era partito secondo noi in evidente posizione irregolare, l'arbitro ha fermato il gioco. Chiamate giuste della signora Mino Simone di La Spezia nella prima e nella seconda circostanza. Vitale Rapisarda prova anche a lui a cercare più spazi lì davanti, ma deve fare ovviamente attenzione, non è il classico Rapisarda, deve dare manforte a Rizzo che mette un pallone all'interno dell'area di rigore, lo allontanano in a due tempi giocatori del Brindisi. Rimessa con le mani, andrà a batterla Boccia da quella posizione, siamo sul vertice di sinistra. Boccia prova a saltare il diretto avversario, poi commette fallo, l'arbitro si avvede di tutto, comanda il calcio di punizione a favore del Brindisi. 24 minuti, l'occasione di Sarau al decimo minuto, ma attenzione alle giocate di Danna e alle parate di Betters, e soprattutto ancora una volta alle incursioni del capitano della formazione biancazzurra, che ha praticamente innescato Opola. Anche in quel caso ottima la scelta di tempo di Betters. Nel nulla, direttamente in tribuna, il lungo lancio che intendeva servire Danna, che ormai si è andato a collocare stabilmente a sinistra,
riferimento centrale rimane Felleca. Opola prova sempre a partire da una posizione sempre più arretrata. Adesso il Catania con De Luca si è visto pochissimo in questi primi 25 minuti, non ha avuto grandi possibilità di mettersi in movimento e probabilmente in quella posizione sta soffrendo anche le marcature particolarmente rigorose di Sisai in prima battuta e poi anche di Opola, che ritorna nella posizione più arretrata quando deve andare a cercare di difendere insieme ai compagni di squadra. Lodi, De Luca, Vitale, triangolazione conclusa, De Luca con l'esterno del destro, poi Vitale lascia per il compagno di squadra, chiude invece Sisai, palla fuori, Opola non può raggiungerla, Rizzo era comunque sul portatore di palla. Castellini aspetta che ritorni il pallone per rimetterlo nuovamente in gioco con le mani, adesso ne arrivano addirittura due, uno restituito dalle parti del primo assistente del direttore di gara, l'altro servito a Boccia. Catania che prova le incursioni quasi sempre a destra, sinistra si è visto pochissimo soltanto nelle battute iniziali. Sarao, De Luca a sinistra, lo scambio sbaglia ancora una volta, la chiusura con Vitale troppo debole, non si intesta la situazione in progressione offensiva, riesce però adesso a guadagnare un calcio d'angolo dalla bandierina di destra e questa è un'altra delle gerarchie di questo Catania che prosegue nonostante il campionato sia finito. Calci d'angolo li batte tutti Francesco Lodi e speriamo che di ritrovare un perché importante anche nell'occasione di questo primo calcio d'angolo che batte il Catania. Lodi lo batte corto, poi nuovamente sul secondo tiro di testa alto sulla traversa, troppo lungo, non ci arriva Sarao. Ci ha provato comunque il Catania con uno schema che ha fatto avanzare 5 metri il punto di battuta della traversone del cross all'interno dell'area di rigore, mancano i palloni mentre non ce la fa Sisai, è evidente e c'è aria probabilmente di cambio. Marco Carli. Eh sì, infatti si sta togliendo la casacchina il numero 8 del Brindisi, vale a dire Cancelli, che è un titolare insomma della squadra, e dunque è pronto lui a fare il suo ingresso in campo perché appunto già si scaldava da tempo ed è questo il momento appunto in cui entrerà al posto di Cisai. Per quanto riguarda invece il Catania, ti dicevo prima, tante indicazioni arrivano per la difesa perché i due esterni Opola e Danna da una parte e dall'altro, come hai giustamente fatto notare tu, si inseriscono, sì è vero, vanno in velocità anche, Danna riesce a servire spesso anche il giocatore dall'altra parte del campo, vale a dire Opola, ma soprattutto il nigeriano fa un movimento che va verso il centro dell'attacco. L'indicazione per la difesa, ovviamente, a parte l'attenzione, quella certe volte di stare un pochettino più alta con la linea per causare appunto il fuorigioco, cosa che è successa nelle due occasioni precedenti. Intanto il cambio con Cancelli che è entrato in campo. È uscito Cisai, giocatore della Sierra Leone, stazza fisica imponente per lui, ma dalle prime battute di questa partita ha avuto dei risentimenti muscolari. La sua partita finisce al minuto 28 sul risultato di 0-0, ma entra Cancelli che è stato il titolare di questa squadra in quasi tutta quanta la stagione. Vitale si conquista un calcio di punizione, sta per batterlo Palermo, cede poi il pallone a Francesco Lodi, si fa vedere largo a destra De Respinis, innescato poche volte dalla formazione rossa-azzurra, quasi dimenticato negli ultimi 20 minuti, lo guarda Francesco Lodi, mette un pallone all'interno dell'area di rigore, lo allontana di testa Rossi evitando anche il calcio d'angolo, semplice rimessa con le mani, Rapi Sarda. Si fanno sentire i tifosi anche della Catania che tra l'altro sono stati accolti con un applauso dai tifosi del Brindisi. Ci sono memorie storiche per quelli che sono stati i confronti
fra Brindisi e Catania, ma nel frattempo vediamo quelli che sono gli sviluppi di questa occasione, azione della Catania che si conclude con un calcio d'angolo rapisarda, sempre Lodi va a battere il calcio d'angolo dalla bandierina di destra. All'interno dell'area di rigore c'è De Luca, sulla primo palo c'è Sarao, si fa vedere anche De Respinis quasi al cerchio del dischetto del calcio di rigore, e poi sul primo palo esterno della rete non ci sono deviazioni, direttamente lì il pallone va a concludere la traiettoria con calma. Lo gioca Vismara, titolare, giocatore con trascorsi comunque importanti, classe 2003, giovanili del Torino, poi under 19 proprio col Toro, con l'Atalanta, arrivato qui. Non c'è fallo, l'arbitro però ferma il gioco, comanda il calcio di punizione dopo che la Brindisi comunque non aveva usufruito del vantaggio. Opola, scambio per una Felleca, cerca lo spazio Felleca, l'incursione con Opola all'interno dell'area di rigore, la parata sul primo palo da parte di Peters che ha realizzato tre parate importanti, non ci ha pensato due volte, Opola a tirare a rete, chiuso bene Peters al minuto 31esimo, pericolo che è giunto ancora dalla sovrapposizione lì in mezzo al campo con Malaccari che aveva provato a scombinare i numeri e le coppie all'interno del cerchio di centrocampo, servizio poi per Opola all'interno dell'area di rigore. Vitale, Castellini la gioca con troppa calma, arriva Felleca, gli sporca il passaggio per Rizzo, pallone che arriva comunque a Peters, poi ancora il vice capitano del Catania De Respinis si fa vedere davanti dopo che Rizzo ha arpionato il pallone. Lodi, possibilità per l'avanzata con il Catania che prova con un tiro a mezza altezza di De Respinis, nulla di fatto, cambia segmento del campo con Boccia, poi Vitale tra due avversari, siamo al limite dell'area di rigore, deviazione che giunge per Maltese, il pallone che si perde oltre la linea del fondo, è stato Boccia l'autore del tiro, aveva centrato, cercato il tiro di incrociare i pali ma sarebbe andato probabilmente dritto dritto tra le braccia di Vismara, deviazione e quindi Catania che batte calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra. Stavolta non c'è lo schema con Boccia, Lodi scodellerà direttamente all'interno dell'area di rigore il movimento di De Luca, poi invece prova rapisarda ma nella muraglia dei giocatori in maglia bianca, lotta il Catania, Castellini la rimessa con le mani per De Luca, invisibile finora il numero 17 della Catania, e cambio della rimessa con le mani, lo gioca stavolta Valenti per il Brindisi, adesso prova ad avanzare palla al piede la formazione allenata da Ciro Danucci, non riesce però a trovare gli spunti offensivi, c'è fallo su Sarao, l'arbitro si accorge di tutto, comanda il calcio di punizione a favore della formazione rossazzurra, ritorna nuovamente in fase difensiva Opola, e chiudono bene gli spazi perché quando il Catania è in possesso di palla, quando il Catania attacca, rimane soltanto Felleca a presidio del reparto più avanzato, Opola va a chiudere e lì le traiettorie di scambio sulle due corsie esterne diventano particolarmente affollate, il Catania dovrebbe giocarle provando le verticalizzazioni o i duelli uno contro uno, finora non c'è riuscito, De Luca prova piuttosto ad accentrarsi, probabilmente le consegne del tecnico sono invece quelle di presidiare la corsia esterna, ma la tentazione di De Luca, sapete, rimane pur sempre quella
di trovare la possibilità del tiro di destro e magari lavorare più da centravanti che da trequartista laterale. Valenti, la rimessa con le mani, di petto lo allontana, poi nuovo entrato Cancelli, prova a mettere ordine dalle parti di Rossi, di Modugno sulla corsia di sinistra, poi ritorna nuovamente il pallone a Maltese, Felleca dato a praticamente presidiare la corsia di sinistra, adesso Felleca si accentra, Vitale capisce tutto quanto, non c'è fallo per il Catania, può arrivare alla ripartenza la formazione rossazzurra con Vitale, la possibilità per De Luca, il controllo nello stretto, poi lo scambio, limite dell'area di rigore, viene chiuso e anticipato, gli applausi che sentite sono tutti per Cancelli che è andato a chiudere provvidenzialmente sul tentativo di caricare il sinistro da parte di De Respinis, che è rimasto comunque dolorante, l'arbitro ha fermato il gioco, momenti per necessità probabilmente di fare intervenire l'equipe medica della formazione rossazzurra, l'arbitro si sincera che non sia nulla di particolarmente urgente, probabilmente una botta nelle parti più dolorose per un uomo, ma vedremo tra un attimo con l'ausilio della regia. De Respinis era pronto a caricare il sinistro, anticipato provvidenzialmente con Di Modugno, mentre questo è quello che avete visto, primo ultimo intervento da parte di Betters e Marco Carli che ci racconta cosa sta succedendo. Che precauzionalmente Ferraro ha detto a Giovinco, appena visto De Respinis a terra, ha detto a Giovinco di incominciare il riscaldamento. Io credo che De Respinis possa ritornare in campo, però appunto Giovinco sarebbe la scelta qualora dovesse arrivare la sostituzione dell'attaccante. E vedremo poi quelle che possono essere le considerazioni. Mi è parsa più una botta che ricevuta piuttosto che uno leggero stiramento. Lodi comunque con fair play restituisce il pallone agli avversari, De Respinis è rientrato nuovamente in campo, non ci sembra particolarmente provato dopo l'intervento comunque dell'equipe medica della formazione rossazzurra. Boccia, attenzione, perde il pallone, che parata ancora una volta con Malaccari che è andato a tu per tu con Betters, e Betters sicuramente migliore in campo in questi primi 38 minuti. Rossi nel frattempo rimane per terra, ma riguardiamo il tiro di Malaccari con la girata di destro. Questo è il momento in cui riparte nuovamente l'azione, Boccia va vuoto e poi Malaccari carica il destro, grandissimo intervento da parte di Betters, poteva girare col sinistro, Malaccari ha preferito invece proprio caricare il destro e puntare al palo più lontano della porta difesa da Betters. Betters bravissimo in tre circostanze, determinante ovviamente che il Catania non abbia la linea difensiva titolare, espone comunque la portiera a interventi più frequenti, ma tutti buoni, mentre attenzione Vitale all'interno dell'area di rigore dopo lo scambio con De Luca che francamente sbaglia anche questa, perché da lì doveva essere probabilmente più incisivo, prendersi la responsabilità di andare al tiro o saltare l'uomo piuttosto che di restituire il pallone al compagno di squadra, favorendo di contro invece la chiusura difensiva da parte dei giocatori della formazione brindisina. Quasi 40° minuto, la partita comunque è stata vivace, partita bene per la gara per il Catania, poi salito diciamo in cattedra con tre tiri nello specchio della porta il Brindisi,
Betters altrettanti interventi importanti, tanto da fargli meritare la palma del migliore in campo. E che parata ancora una volta da parte di Betters sulla girata di testa da parte di Opola. Vola Betters e vola ovviamente anche il pallone, mentre l'arbitro adesso va a sincerarsi per richiamare giocatori coinvolti nella situazione. Si prende il pallone, lo restituisce nuovamente a Betters, forse per un fallo in attacco. Non so cosa abbia fatto, cosa abbia visto il direttore di gara Marco, ma la percezione che poi a un certo punto abbia ascoltato il suo primo assistente, riconsegnato nuovamente il pallone ai giocatori della Catania. Ma al 40esimo Opola impegna in maniera sensibile Betters. Parlavamo proprio di lui come migliore in campo del Catania, ma questo significa pure che abbiamo sofferto nella linea difensiva in più fasi di questa partita, tra il 20esimo, il 31esimo, il 38esimo e il 40esimo minuto. De Luca, chiuso in una maniera fallosa, evidente il tocco di Malaccari, ma era stato tra l'altro l'autore del tiro al 38esimo minuto, intercettato da Betters. Rezzo non sa chi dare il pallone, non si fa vedere Palermo, preferisce poi scodellarlo all'indietro, lo dà Castellini, servizio per Vitale, poi si lotta ancora con Opola, ovviamente giocatore con la maglia numero 20, classe 2004, che sta giocando una partita a tutto campo. Castellini prova comunque ad evitare Grane per la linea difensiva, boccia sul versante di sinistra. Vitale è rimasto però contuso per terra. Ultimo tocco e palla che viene consegnata per la rimessa con le mani alla Catania. 42 minuti e 16 secondi. Potremmo probabilmente rivedere anche l'intervento ultimo da parte di Betters. Castellini all'interno dell'area di rigore, salta più in alto di tutti Rossi, di vicino c'era anche Baldan, ancora una volta di testa con la maglia numero 6, il difensore centrale della formazione brindisina. Poi Di Modugno, servizio fuori, applausi ovviamente per le 4.000 spettatori dello stadio, ma Lodi appoggia facilmente, capisce tutto Vismara. Non cerchiamo mai la profondità uno contro uno, preferiamo affidarci agli spioventi, ai traversoni, ma quella linea difensiva, seppur nuova, composta da Rossi e Baldan, con l'argentino Valenti e con Di Modugno, finora non ha avuto le sbavature attese dalla formazione rossazzurra. Valenti lo insegue Palermo, che adesso si è spostato a sinistra, ha detto a Vitale di andare al centro, e Marco Carli che ci aggiorna da bordo campo. Allora, intanto vi dico, Angelo, che i minuti di recupero di questo primo tempo saranno 2, poi non so se sei d'accordo, ma insomma mi sembra che il ritmo si sia abbassato anche del Catania, che ha incominciato con un altro piglio rispetto alla partita con il Sorrento, poi secondo me il ritmo è rimasto sempre lo stesso, quasi la sensazione di che qualche giocatore abbia un pochettino staccato la spina, e poi non è più così facile riuscire a reinserirla per andare alla stessa velocità di prima. Beh, sicuramente anche preso confidenza con l'avversario, il Brindisi, che ricordiamo ha questa batteria di trequartisti importanti, con Opola, con Damma, con Felleca, anche le incursioni di Malaccari che si fa trovare spesso e volentieri pronto, forse il meno incisivo della fronte offensivo. Ma attenzione, Opola ancora una volta sul versante di destra, il doppio passo, arriva Vitale, arriva anche in seconda battuta Boccia, gli chiude la traiettoria del tiro, verrà fuori quindi una rimessa con le mani a favore del Catania, si guadagna anche gli applausi numero 2 della formazione etnea dopo la sbavatura di qualche minuto addietro che aveva messo le condizioni magari andare praticamente a tu per tu, puntando il palo più distante
della porta difesa da Betters, all'indietro la gioca Rossi, esce fuori alla rigore Vismar, poi Rapisarda, controllo in seconda battuta, due minuti saranno quelli di recupero, così come ci aveva giustamente preannunciato Marco Carli. E adesso probabilmente nella mente del tecnico rossazzurro Giovanni Ferraro la possibilità di cambiare qualcosa, guardando quello che ha a disposizione la panchina, dove ha Litteri, dove ha Giovinco, dove anche Andrea Russotto, che potrebbe essere probabilmente il giocatore maggiormente impredicato di poter giocare una partita del genere. La posizione nel frattempo irregolare da parte di Felleca, chiamata dai giocatori della Catania. Il primo assistente Simone Mino alza la bandierina, non è d'accordo l'attaccante della squadra di casa, ex Seregno, giocatore che parte dalla destra normalmente, ma adesso sta praticamente giocando da centravanti puro. 5 gol finora realizzati. Betters, appoggio, pallone che giunge tranquillamente tra le sue braccia. Boccia gioca all'indietro per Castellini, intervento con i piedi da parte di Betters. Rizzo, si fa vedere Rapisarda che è andato a mettersi in una posizione più centrale, quasi da interno piuttosto che da esterno. Francesco Lodi gravida invece a ridosso della linea difensiva. Palermo è andato a fare il difensore esterno di destra in queste ultime fasi. La linea difensiva è Boccia da una parte, Palermo dall'altra, Rizzo centrale, Castellini è l'unico di ruolo, con Rapisarda che si è trovato lo spazio là davanti. L'arbitro fischia due volte, manda le due formazioni negli spogliatoi. Francesco Lodi dice qualcosa alla panchina, parla anche con Boccia, redarguisce il compagno di squadra. Partita finisce con il risultato di 0-0 nei primi 45 minuti del match, primo tempo condizionato da un buon inizio della Catania, durato soltanto una decina di minuti, ma l'unico tiro all'indirizzo dello specchio della porta della Brindisi è stato scoccato da Sarao. Poi quattro interventi importanti, due di questi quasi miracolosi da parte di Betters. Nel frattempo la partita ha ripreso nei secondi 45 minuti, mentre Palermo avanza, palla al piede, la possibilità per Vitale di avere l'incursione all'interno della rigore, pallone che sfiora di pochissimo il palo della porta della Brindisi. Riguardiamo nuovamente questa azione, l'incursione da parte di Vitale che prende la mira e va praticamente a rimbalzare di pochissimo fuori, subito pericoloso. Al primo minuto il Catania con Vitale, Catania che ha messo sulla corsia di sinistra Pedicone. 5 partite o 5 spezzoni di partita giocate dal numero 21, difensore esterno di sinistra di ruolo della Catania, e poi inserimento di Andrea Russotto che è andato a collocarsi anche lui sulla versante di sinistra, spostando a destra De Luca, che invece nei primi 45 minuti era partito a presidio della posizione di esterno di sinistra. Rimessa con le mani per il Brindisi, prova a mantenere il pallone nuovamente in gioco all'interno dell'area di porta comunque Malaccari, pallone che si perde abbondantemente fuori, svirgolata la sfera, rimessa comoda per Betters, e vedremo se questo adeguamento del tecnico rossazzurro, che cambia giocatore per giocatore, ruolo per ruolo. Esce Boccia, entra Pedicone ed entra De Respinis, esce De Respinis ed entra Russotto, forza esplosiva e tecnica
del numero 7 della formazione rossazzurra, che potrebbero comunque dare spunti migliori alla Catania. Rimane ovviamente Sarau a presidio del reparto più avanzato della Catania. Poi esce invece adesso dalla propria area di rigore la formazione rossazzurra con Rizzo, cerca la testa di Sarau, la riesce a trovare, Rossi lo gioca all'indietro per Baldan, a sua volta verso Vismara, segue il pallone De Luca, evanescente la sua prestazione purtroppo in un momento in cui ovviamente la società sta valutando chi potrà restare nella prossima stagione. Sfumano probabilmente le opportunità per De Luca, per lo stesso Giovinco, mentre Vitale, servizio dritto per dritto per De Luca, stavolta sbaglia il tempo dell'appoggio, può ripartire invece di contro il Brindisi, fermato il gioco, calcio di punizione atterrato a ridosso del cerchio di centrocampo Felleca, che adesso si sposta ovviamente davanti. Attenzione alla posizione a sinistra di Di Modugno, preferiscono invece l'incursione sul fronte offensivo di destra dove gioca l'argentino Valenti, poi all'interno della rigore Cancelli, spazio ancora per Felleca, limite dell'area di rigore, capisce tutto Francesco Lodi, però rispedisce nel mucchio dove comunque riesce a recuperare Vitale, arriva Russotto, libera l'area, lo stop di petto da parte di De Luca, la partenza di Palermo su campo largo, ma non c'è nessuno dei compagni di squadra, c'è il fallo invece su di lui ad opera di Maltese, l'arbitro si accorge di tutto, ferma il gioco, comanda il calcio di punizione, speso bene il fallo tattico da parte di Maltese, ma eravamo in ritardo nella ripartenza. Si fa vedere Rapisarda tutto a destra mentre il calcio di punizione verrà battuto a sinistra con Rizzo che prova a caricare il destro ma sbaglia la mira, e anche con Russotto non inquadra la porta, inquadra soltanto le braccia di Vismara che raccoglie il pallone, movimento di De Luca, ma Rossi preferisce dare dietro a Vismara, poi Palermo riscodella nuovamente al centro, si disinteressa dell'azione Russotto che era in una posizione irregolare, prova a girarsi col sinistro, Sarau, Vitale all'interno della rigore, lo bracca Valenti, vanno i raddoppi di marcatura sulla giovane centrocampista del Catania e subito partenza per Felleca, anticipato, buona in questa circostanza la possibilità per Rizzo di andare in anticipo sul portatore di palla, Russotto dalla posizione centrale, si fa vedere Rapisarda, sbaglia la misura, capisce tutto quanto Damma, poi incespica col compagno di squadra, ripartenza 4 contro 4, parte il Brindisi largo a destra, controlla che non ci siano particolari pericoli, nuovo entrato Pedicone, poi pallone che spiove, Betters che alza i guantoni e mette la sfera sopra la traversa, faccia sconfortata di Francesco Lodi, a ridosso della linea difensiva il capitano della Catania, ma ancora una volta Betters mette i guantoni a presidio dello 0-0 al minuto 51esimo con il tiro alzato sulla traversa. Maltese batte invece il calcio d'angolo dalla bandierina di destra rispetto al fronte offensivo della formazione di casa sul primo palo, la schiaccia di testa Valenti che si era spostato largo a sinistra, telefonato il tiro, Andrea Russotto invece può prendere la rincorsa, lo segue Cancelli, applausi per il numero 8 titolare della linea mediana del campo insieme a Maltese, oggi ha voluto rivoluzionare Danucci anche l'impianto di centrocampo, perché normalmente composizione titolare quella composta tra Cancelli e Malaccari, oggi invece Malaccari gioca nella batteria dei trequartisti, Opola
prova ad inseguire il pallone, ad allargare il gioco. Ci pensano invece i difensori della Brindisi a chiudere invece tutto quanto sulla rincorsa di Pola. Ci pensa proprio Rizzo, che cerca la testa di Sarao. C'è il fallo sull'attaccante del Catania, dice che di non aver commesso nulla. Baldanna allarga le braccia, si scambiano comunque un gesto d'intesa i due lungaccioni, difensore centrale e attaccante della Catania. Francesco Lodi batte il calcio di punizione all'indirizzo di Vitale, si va a vedere largo a sinistra Pedicone, invece Russotto preferisce scodellare al centro. Non puntiamo mai l'avversario, non andiamo mai uno contro uno all'interno della rigore. Il doppio passo da parte di Russotto, ancora una volta con il sinistro, ancora l'anticipo di Baldan, poi perfeziona tutto quanto Maltese, che adesso si porta a spasso il pallone con calma, lo gestisce all'indirizzo di Cancelli, che salta Russotto, poi gioco di prestigio della numero 8 della formazione di casa, con possibilità di andarsi a cercare anche gli applausi del pubblico di casa. Giocatore nato nelle giovanili del Lecce, Cancelli, under 19, approdato poi in questa stagione alla Brindisi. De Luca da una parte, più facile e in anticipo la linea centrale difensiva della Brindisi. Baldanna, lo spazio poi per ancora una volta Cancelli, all'indietro si chiude il Catania. Tutto questo fa il gioco della Brindisi. Catania dovrebbe cercare da questo momento in poi di accelerare il ritmo partita e magari trovare il gol che potrebbe riaccendere le speranze di poter proseguire in questa competizione, in questa pool scudetto. Maltese, poi gioco di gambe all'interno dell'area di rigore, la parata ancora una volta di Peters, che dice di no alla possibilità di Cancelli di esultare per il gol negato da Peters. Tutti guardano Peters come se fosse un extraterrestre. Lodi si perde Cancelli, la girata con il sinistro e la risposta incredibile da parte di Peters anche nella precedente azione, ma qui Cancelli e Peters hanno ancora una volta un conto aperto, perché Peters le sta prendendo praticamente tutte. E adesso la sfera che invece viene tirata in maniera sbilenca, quasi ad alleggerire la tensione da parte di Felleca, attaccante centrale ritrovato in questa posizione, l'ex giocatore del Seregno. 5 gol sono stati i suoi. Andrea Russotto di prima intenzione voleva cogliere la pisarda, si salta il centrocampo, rincorre Palermo, invece Danna si porta il pallone a spasso sul versante offensivo di sinistra, la chiusura ancora una volta di Palermo sul tentativo di incursione di Malaccari. E adesso parte invece la scuderia dei trequartisti sulla corsia di sinistra, finisce il campo prima che il capitano della Brindisi riesca a spedire il pallone all'interno dell'area di rigore, rimessa dal fondo, inquadratura per Peters meditatissima, mai tante parate dall'inizio di questo campionato, a sommarle tutte quante le parate, le 34 giornate di torneo e di campionato probabilmente non superano quelle determinanti, gli interventi finora 6 risolutori dell'estremo difensore del Catania. Questo a far comprendere come la formazione rossa-azzurra comunque abbia lasciato varchi di tiro facili per gli avversari. Soffriamo per una linea difensiva che adesso vede Opola largo a sinistra nella posizione assunta da Pedicone. Abbiamo avuto modo di dire 5 spezzoni di partita per il giocatore
della formazione rossazzurra. Nel frattempo il gioco è fermo per prestare i soccorsi i para... si è rialzato. Nel frattempo Palermo, non ci sono gravi ripercussioni per il numero 23 della formazione rossazzurra, e vorrei capire da Marco Carli cosa sta dicendo Ferraro a Francesco Lodi. Allora, intanto ti dico che dovrebbe entrare, anzi sta per entrare Giovinco, dovrebbe entrare al posto di De Luca. Bisogna capire le condizioni di Palermo, chiaramente che resta qua proprio vicino a me, credo che sia nelle condizioni di poter riprendere. Hanno bloccato la sostituzione proprio per verificare le condizioni di Palermo, e Ferraro sta parlando proprio adesso con il centrocampista, come aveva parlato con Lodi prima. L'idea è quella sempre di accorciare quando il Brindisi prova a costruire proprio lì dal centro, per tentare appunto di interrompere l'azione offensiva in partenza del Brindisi. Mamma mia, di Modugno nel frattempo il tiro di Danna e la parata, manco a dirlo, di Klaus Peters. 58 minuti dall'inizio di questa partita è un tiro al bersaglio, ma davanti praticamente all'asticella ci sono sempre le mani, le braccia, le incursioni di Peters all'interno dell'area di rigore. Va a chiudere stavolta Castellini prima che arrivi ancora una volta il capitano della Brindisi a calciare a rete. Danna, inquadrato dalle nostre telecamere, autore del tiro sul quale si è contrapposto Peters, non è stato tra i più impegnativi, mentre sta per entrare in campo, così come ci ha detto Marco Carli prima, Giovinco. Trasparente la prova di De Luca, da lui ci si aspetta un uomo probabilmente una stagione diversa, migliore. Sprazzi ha avuto ovviamente importanti plausi, ma quanto a continuità non c'è parso il giocatore che possa essere super soddisfatto di questa stagione, ovviamente sempre più che positiva. Giovinco invece inserito in campo soltanto pochi momenti della partita, non è stato il giocatore prescelto dal tecnico Ferraro nelle giornate in cui, dopo la promozione matematica, il tecnico rossazzurro lo ha voluto provare ripetutamente con la maglia titolare. Anche da questo lato le risposte non sono state poi così esaustive. Vitale se la gioca con Opola, scemata la capacità di corsa della numero 20 nigeriano, che comunque nei primi 45 minuti ha davvero percorso decine e decine di volte il corridoio di sinistra. Rizzo sbaglia la misura dell'appoggio, costretto a rincorrere Palermo poi da una parte all'altra. Sbaglio tu che sbaglio anch'io, sbaglia Maltese, controlla ancora una volta il vice capitano della formazione rossazzurra. Servizio corto per il capitano Francesco Lodi. Vitale tra due avversari preferisce girare a Castellini e poi per il compagno di reparto Pedicone parte Russotto. Duello praticamente quasi sudamericano tra un nigeriano e il numero 7 della formazione rossazzurra. Rizzo libero il movimento per la capacità anche di provare a cercare la profondità da parte di Giovinco, che poi si accentra. Pedicone rimane largo a sinistra, becca proprio in questo istante Russotto dopo il transito dalle parti di Giovinco. Poi Vitale largo a destra per Rapisarda, il controllo del giocatore della maglia numero 5 della formazione rossazzurra, palla che si parla all'interno della rigore. Vitale non ci arriva, controlla tutto quanto Valenti. Non ci sono state sostituzioni tra le fila della Brindisi, ad eccezione a quella di Sisai per infortuni al posto di Cancelli, e sembra che comunque la tenuta atletica della Brindisi regga
anche se è sfumata un po' la capacità offensiva, che però rimane significativa. Tre interventi di Betters nei secondi 45 minuti, tutti significativi, al cospetto di un tiro da parte di Vitale a sinistra per Di Modugno, la solita giocata per Felleca, che sembra abbia un motorino sotto i piedi. Poi capitano Damma, Francesco Lodi, gli sradica il pallone dai piedi, tutto regolare secondo l'indicazione del direttore di gara, con la possibilità per il Catania di andare con Giovinco, che si è spostato a destra, guadagna la rimessa con le mani, il numero 32 della formazione rossazzurra, rimessa con le mani, che si accinge a battere Rapisarda. Indicazioni di Giovinco all'indirizzo di Russotto. Pedicone rimane invece sulla linea dei centrocampisti, tutta avanzata quella ovviamente difensiva sulla linea di centrocampo per il Catania. Rizzo, adesso sembriamo difendere praticamente quasi a tre, Castellini al centro e poi adesso Palermo, si fa vedere Pedicone, non viene servito comunque dal compagno di squadra, rinvio centrale, può approfittarsene Francesco Lodi, calciare per Pedicone, anticipo però sul difensore esterno della formazione rossazzurra, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione, vantaggio sfumato dopo il fallo subito da Valenti, si è rialzato nel frattempo l'argentino, battuto il calcio di punizione per linee centrali e orizzontali, avanza, palla al piede, Rossi scarica su Vismara, all'indietro Vismara contro luce, ritorna il pallone all'ex giocatore Sampdoria e Bari e poi una serie di palleggi prima di ripartire nuovamente con il fraseggio della Brindisi, che adesso comunque trova anche il possesso palla in questa partita. Sostituzioni per la fila della Brindisi, è Marco Carli che ci aggiorna. Eccoci Angelo con Dammacco che entra per il Brindisi al posto di Malaccari, che esce dunque dal campo. Quasi tutta la panchina del Brindisi che si riscalda in questa fase dell'incontro, ricordiamo insomma quello che abbiamo detto anche per il Sorrento, questa è una squadra che appunto ha finito il campionato realmente tre giorni fa, dunque anche il ritmo è sicuramente più elevato rispetto a quello che potrebbe garantire il Catania in questa fase, e il Catania in cui in questo momento si riscalda Litteri, dovrebbe essere lui il prossimo ingresso dei rossazzurri. E speriamo che comunque lo provi per tempo. Dammacco, anche lui un'altra seconda punta, ovviamente fa parte della batteria dei trequartisti titolare, che adesso viene ricomposta con Opola, con Dammacco, autore di 7 gol, l'ex giocatore della Nocerina, e Danna, e la possibilità ancora per Felleca di trovare gli spunti maggiormente offensivi. La battuta, Rizzo va ad evitare l'ulteriore intervento di Betters, se la ritrova nuovamente tra i piedi, la rincorre invece dall'altro lato il Brindisi, rimessa con le mani, 66 minuti, cronometro scorre, il risultato rimane fermo sullo 0-0 e il Catania che deve cercare invece di realizzare quantomeno un gol per poter ipotizzare che dagli scontri di domenica prossima e tra i migliori secondi si possa trovare, aprire un miracoloso pertugio per cercare di trovare la slot per continuare questo percorso nella pool scudetto. Russotto per Francesco Lodi, apertura sulla versante di destra per Rapisarda, pallone che spiove all'interno dell'area di rigore, la parata di Vismara e la linea Marco Carli. Sì, perché ti dicevo di Litteri che è già pronto per il suo ingresso in campo, sostituirà Lodi, dunque Catania a trazione offensiva con tanti giocatori che possono risolvere la partita là davanti, Russotto, Giovinco, Sarao,
Giovinco che si prende un cartellino giallo, esatto, per avere rincorso 10 metri ed essere stato superato dal sicuramente più stanco Dan. Ed ecco il cambio. Ed eccolo qui, l'uscita di Sarao, così come di Francesco Lodi, e l'ingresso in campo di Litteri. Applausi del sportivissimo pubblico di Brindisi all'indirizzo di una icona del calcio nazionale come Francesco Lodi. Anche per lui ovviamente il futuro è sub iudice, non sapremo se resterà a Catania come giocatore o indosserà una bella giacca, una bella cravatta, una camicia bianca e magari seguirà comunque i colori rossazzurri con lo scudetto del Catania. Come dirigente lui ovviamente vorrà continuare a giocare, ma cercheremo di comprendere poi quali saranno gli obiettivi della società. Mentre attenzione, all'interno dell'area di rigore c'è un assemblamento di maglie bianca-azzurre con la possibilità poi comunque per il Catania di ripiazzarsi nuovamente. Palleggio elegante da parte di Cancelli e poi il gol del Brindisi che arriva. Gol del Brindisi. Abbiamo parlato di tanti interventi miracolosi da parte dell'estremo difensore Peters. Pelleca invece punisce il Catania al minuto 68esimo. Il gol di Pelleca che a questo punto potrebbe mettere la parola definitiva fine al percorso in pull scudetto della Catania. Guardate, si è aperta la difesa della Catania, la giocata da parte di Cancelli e poi la girata di Pelleca, non può arrivarci stavolta Peters, non vanno a marcare sul portatore di palla. Ma abbiamo parlato di una scontro impari tra difensori e centrocampisti, il tempo di riassettare le fila. Il Catania si è trovato a dover subire questa ulteriore incursione, l'inserimento di due attaccanti centrali barra tre, perché ovviamente Giovinco vorrebbe fare il centrale e non lo fa, porta il Catania a subire il gol di Pelleca al minuto 68esimo, dopo comunque non avere tirato in porta se non in una circostanza. Catania a questo punto si ricolloca sul terreno di gioco. Di tacco ha provato Litteri a girare il pallone alle spalle di Vismara. E nel frattempo riguardiamo l'apertura di Giovinco e la giocata di Litteri, tutto controllato a vista da parte di Vismara. Pedicone, Castellini, Rizzo e Rapisarda sono i quattro della linea dei difensori, con Palermo che rimane insieme a Vitale il mediano di questa squadra sicuramente sbilanciata in avanti. Russotto, Giovinco, Sarao e il nuovo entrato per il Catania Gianluca Litteri ci portano ad avere un'altra parata pazzesca nel gol, ma la posizione è irregolare. Prima la parata tutto regolare sulla enorme intervento da parte di Peters al minuto 71esimo sulla girata a rete, poi sulla ribattuta, posizione invece irregolare da parte di Opoa. L'arbitro ha fermato il gioco, comandato pertanto la ripresa delle operazioni con il calcio di punizione a favore del Catania. Beh, se questa partita si conclude 1-0 per la formazione rossazzurra, lo si deve ovviamente alle grandi giocate oggi
di Peters, che rimane a nostro parere il migliore in campo. Girata di Dammacco che ha praticamente dato la possibilità alla Brindisi di esultare, quasi ad avere raggiunto il risultato di 2-0, ma ovviamente rimane il gol di Fellek. E vorrei comprendere da Marco Carli qual è stata la reazione alla panchina. Una reazione, come si può dire, composta, nel senso che non una grande reazione, onestamente. Il Catania ha preso il gol e sta provando a reagire dalla panchina, stanno tentando di capire quali soluzioni trovare per far sì che la squadra possa cambiare ritmo a questa gara dopo aver giocato sotto ritmo praticamente dal quarto d'ora del primo tempo. Intanto c'è un cambio, dimmi Marco. C'è un cambio di nuovo nel Brindisi, sta entrando Palumbo, dovrebbe uscire Felleca, ci dicono, fra poco verificheremo tutto questo. Bene, uscirebbe l'autore del gol della Brindisi, ingresso in campo per Palumbo, e a questo punto ci regalano anche un calcio di punizione. Entra un trequartista, comunque non rinuncia il tecnico di casa ad affondare i colpi, mentre sul punto di battuta c'è Sarau, c'è la Pisarda, c'è Giovinco, c'è una barriera composta da quattro giocatori più il coccodrillo messo alle spalle. La girata di Sarau sbatte sulla schiena di Dammacco con pallone che poi si perde oltre la linea dell'out. Russotto non è d'accordo con il guardaline e questo è il momento del cambio che ci aveva preannunciato Marco Carli. Sta per entrare in campo Palumbo, ma ancora non si perfeziona la sostituzione. Nel frattempo di minuti ne sono trascorsi 74 a Brindisi, allo stadio Franco Fanuzzi. Il risultato pende a favore della formazione di casa, 1-0, mentre all'interno della rigore Russotto, e poi la possibilità per l'Itteri di portare in pareggio il Catania. La grande giocata di Litteri dopo l'ottimo momento di reattività della formazione rossazzurra. Guardate, Sarau entra, Palermo appoggia all'interno dell'area di rigore, la finta col sinistro, la girata col destro, e che Litteri abbia i passi di una categoria completamente diversa non abbiamo bisogno di sottolinearlo ulteriormente. Ingresso in campo di Palumbo e l'uscita esce Felleca, autore della gol del temporaneo 1-0, ed entra Francesco Palumbo trequartista, energie nuove e ovviamente immagini e inquadratura per il primo piano dell'autore del gol dell'1-0, Litteri. Da febbraio Litteri sostiene di essere in grado di poter giocare quantomeno spezzoni di partita. Non è stato mai preferito, quasi mai preferito, dal tecnico Giovanni Ferraro, che ha dispensato le apparizioni con il bilancino vitale. Nel frattempo non si fa cogliere di sorpresa, va praticamente a sradicare il pallone dai piedi dall'autore dell'ultimo tiro in porta, Dammacco, ancora vitale, cerchio di centrocampo, apertura per la possibilità per Pedicone di farsi vedere, largo a sinistra, pallone messo fuori, spedito dopo l'intervento a chiudere sulla linea difensiva da parte dell'argentino Valenti, rimessa con le mani, si fa vedere Pedicone, preferisce giocarla all'indietro per Castellini, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, e mamma mia, la girata di testa
c'erano Sarao e lo stesso Litteri, pallone che però rimbalza all'interno dell'area di rigore, a ridosso dell'area di porta, non ci sono deviazioni, intervento a vuoto da parte di Bismara e quindi non si è ripreso a giocare. Con un calcio d'angolo sarebbe probabilmente stato gol direttamente di Castellini, mentre adesso prova a serrare nuovamente le fila il Brindisi, aspetta il Catania in due all'interno dell'area di rigore, le solite giocate, la girata di testa da parte di Opola che non accoglie lo specchio della porta, parla con Rizzo. Opola, Rizzo gli rimprovera di aver cercato il salto allargando il braccio, ma sarebbe stato gol perché l'arbitro non si era assolutamente accorto di nulla sulla bellissima giocata del capitano Danna, tutto largo a sinistra. 78 minuti, il Catania potrebbe ancora cercare la via della gol a vittoria, non ci sono movimenti in panchina, c'è invece sete per Vitale, calcio di punizione per il Catania, c'è Russotto sul punto di battuta e Rapisarda, c'è serie di conciliabolo con il tecnico della formazione rossazzurra e Giovinco che si incarica della battuta del calcio di punizione. Ingresso in campo di Litteri che ha dato una nuova linfa al fronte offensivo della Catania, insieme a Sarao i due hanno giocato spezzoni di partite insieme nell'ultima apparizione al Catania con scarsi risultati, ma sappiamo ormai qual è il credo di Ferraro: cementare il fronte offensivo all'interno dell'area di rigore. Sarao prova la giocata di fino, quasi la carambola, non ci casca Bismara che con calma fa suo nuovamente il pallone, lo può giocare con calma anche se Litteri va a pressare sul portatore di palla Baldan, parte da destra, adesso la manovra Opola può spaziare lungo il campo all'interno dell'area di rigore con Cancelli, lo scarico all'indietro, il contro traversore, attenzione di testa, importante l'intervento da parte di Rizzo e di Rapisarda, comunque si rialza, non ci sono problemi per il giocatore della formazione rossazzurra. Rapisarda che è andato praticamente incontro al pallone, soltanto una botta al collo. Russotto, gioco di prestigio del numero 7 della formazione rossazzurra, apertura per Pedicone, tutto largo a sinistra, Rapisarda nel frattempo si fa vedere tutto largo a destra, Russotto diventato il mediano avanzato di questa squadra in questo momento, dialogo con Giovinco, Vitale a sinistra per Litteri, lo scambio e il fraseggio sul corto, si rialza nel frattempo però Giovinco, Stellini, Pedicone, traversone all'interno dell'area di rigore, gli sistema il pallone per la girata col destro da parte di Litteri e Litteri si dispera, era un colpo difficile, guardate come Pedicone mette il pallone al centro, glielo piazza poi Palermo e Litteri non trova invece il gol perché il pallone si alza troppo sulla traversa. Palermo, ci prova Giovinco, rimbalzo all'interno dell'area di porta, facile comunque l'intervento di Bismara. Russotto, Rapisarda, Palermo, adesso Litteri è diventato diciamo il centravanti più avanzato, gravita alle sue spalle perché ha corso di più durante tutta la partita Sarao, trequartista, si è collocato a sinistra dall'inizio con la possibilità di accentrarsi Giovinco, Russotto spazia partendo dal centro, poi adesso si era mosso a destra all'occorrenza Rizzo,
Rapisarda perde il pallone, Rapisarda poi lo mettono fuori, non è così secondo l'indirizzo della guardaline che poi comunque corregge il tiro e c'è il tempo di un'altra sostituzione, Marco. Sì, esatto, Angelo, perché sta entrando De Rosa nelle fila del Brindisi, che sta per fare il suo ingresso in campo. Intanto ti dico che mi chiedevi prima della reazione del Catania, sì, sul gol, no? Subito dopo il gol di Litteri è cambiata anche la sensazione sulle due panchine, che quella del Catania ha ripreso a crederci. Litteri inizialmente, quando è entrato, svariava alle spalle di Sarao, adesso è andato proprio ad affiancarsi, come dicevi tu giustamente prima, e adesso invece c'è un po' più di timore nella panchina del Brindisi, perché chiaramente ci sono due spauracchi là davanti non indifferenti. Il Catania ci prova, ce l'aveva detto Castellini alla fine della partita, pur non essendo stata una grande partita del Catania, però in effetti va detto che ci sta provando fino alla fine. È entrato De Rosa, uscito Maltese, sostanzialmente un centrocampista centrale per un altro pari ruolo, non sbilancia la squadra ovviamente. Il tecnico della Brindisi è già soddisfatto della supremazia comunque territoriale che ha dimostrato nell'arco di questa partita, seppur adesso deve anche guardarsi dalla reazione della Catania, che dopo aver trovato il gol del pareggio si è fatta viva in più riprese dalle parti di Bismara. Duello che vince Castellini, buona la sua partita oggi, dovuto reggere praticamente le fila dell'intero impianto difensivo, ragazzo maturo con ogni probabilità per essere riconfermato nella prossima stagione. Russotto adesso largo a destra, chiude però lo spazio della cross a destra, il Brindisi con Palumbo che chiude, rimessa con le mani per Rapisarda, insegue Rapisarda, Russotto ci mette la zampa, anticipa tutti quanti Rizzo, ultimo tocco lo vorrebbe consegnato il Catania, il pallone non è d'accordo Russotto, all'indirizzo del primo assistente Simone Mino di La Spezia, che invece consegna il pallone agli avversari. Rimessa con le mani e adesso ancora però stavolta Rapisarda, sa di avere ragione. Ritorniamo nuovamente in possesso palla. Russotto dopo lo scambio sul breve con Vitale, Russotto ha il problema di girarsi, viene comunque braccato a vista, poi Palermo alleggerisce per Vitale, limite dell'area di rigore, pallone che spiove sul fronte dove può comunque amministrare Pedicone, viene chiuso da Valenti, duello che si ripete, quello su quella corsia, Valenti e Pedicone, se la cava inizialmente bene Pedicone, poi rimpallo favorisce l'argentino, vanno comunque a supporto del compagno di squadra ai giocatori rossazzurri, pallone che spiove all'interno del rigore, lo sbaglia Sarao, voleva indirizzarlo dalle parti ovviamente di Litteri, non è andata così. E qui giocata di fino anche da parte di Castellini, tra i migliori in campo ovviamente Betters sopra ogni altro, poi Castellini per la responsabilità. Russotto ha dato e linfa alla manovra della Catania, poi tra due avversari prova a fare un sombrero, perde invece il pallone, attenzione, può approfittare Palumbo che si invola sulla corsia di destra, poi lo scarico, il gioco di gambe da parte di Dammacco, pallone che poi viene deviato nella fase di chiusura da parte di Rizzo, inquadratura per Dammacco e adesso calcio d'angolo subito battuto. Dammacco viene chiamato adesso in causa, una serie di rimpalli potevano superare Betters, ancora Dammacco tra quattro avversari, ci difendiamo a denti stretti e poi la girata a rete da parte di Modugno, pallone che comunque
fortunatamente si perde fuori di poco. Guardate la giocata del numero 30 Luca Di Modugno, e sfera che si perde di poco fuori. Abbiamo rischiato di tornare da capo sotto di un gol al minuto 87esimo. Attenzione perché non è finita l'azione avvolgente della Brindisi con Opola, e tra un po' chiederò se Marco Carli sa già il tempo del recupero, anche se non sappiamo se augurarci che sia un recupero lungo o un recupero breve, per evitare che il Brindisi possa ulteriormente castigare la formazione rossazzurra, reduce da due sconfitte consecutive e adesso ha recuperato lo svantaggio con il gol di Litteri. Batte il calcio d'angolo all'interno dell'area di rigore, saltano quattro uomini, poi recupera nuovamente il Brindisi, Damacco, poi pallone che spiove, salta Rapisarda più in alto di tutti, Litteri va a chiudere sugli avversari, poi invece il contro spioventa all'interno del rigore, Castellini, ottimo il senso del piazzamento comunque del difensore centrale, la formazione rossazzurra. Sull'altro fronte invece può correre Litteri, ha una prateria davanti, ma adesso sfumato l'effetto sorpresa perché si sono andati nuovamente a ripiazzare i giocatori della Brindisi, Russotto all'interno dell'area di rigore, poi incredibile come abbia sbagliato, lisciato il pallone col sinistro Vitale, e invece Litteri lo alza sulla traversa. Il Catania ha avuto la possibilità di vincere questa partita al minuto 89esimo sulla respinta corta da parte di Bismara. Vitale non ha avuto la freddezza di collocare la palla col sinistro. Guardiamo quello che è accaduto, apertura con Russotto, scarica, respinta corta, Vitale ci arriva e incredibilmente non trova il pallone all'interno della scarpetta, ma trova invece l'esterno, e qui probabilmente il Catania ha sciupato la più ghiotta delle occasioni da rete per chiudere in vantaggio questa partita. Castellini, controllo di petto, ancora Vitale per farsi perdonare quel pallone sbagliato col sinistro. Palermo, Marco Carli nel frattempo, recupero. Tre minuti di recupero e mani nei capelli per quasi tutti i componenti della panchina del Catania sul gol non realizzato da Vitale. Sempre Vitale, sempre Russotto all'interno dell'area di rigore, il gol di Marco Palermo della Catania, che porta in vantaggio la formazione rossazzurra. Lo ha firmato con la maglia numero 3, un catanese vero come Marco Palermo, che ammutolisce il pubblico di Brindisi, e dopo l'errore sotto misura da parte di Vitale non sbaglia stavolta Palermo. Il Catania può accendere una lampadina, guardate la giocata di Vitale, l'apertura per Russotto, il movimento di Russotto, la finta col destro, poi arriva Palermo, nessuno riesce a chiudere su di lui, con ritardo arriva Valenti, ma è stato bravissimo Marco Palermo a realizzare il gol praticamente al minuto 90esimo, e le incursioni di Russotto hanno prodotto gli effetti sperati, anche quello di Litteri, cambi che diventano determinanti come lo sono stati per buonissima parte di questo campionato, anche quando le cose sono apparse chiaroscure. Poi oggi la grande giornata da parte di Betters, incredibile. Russotto sale in cattedra, Vitale, apertura sulla versante di sinistra con Giovinco, Palermo autore del gol, adesso Litteri, poi Vitale invece l'autore del gol mancato da parte della formazione rossazzurra. Peccato per il gol subito, perché la vittoria potrebbe probabilmente comunque non consentire al Catania il passaggio del turno. Abbiamo subito un gol, ma ne abbiamo subiti due in casa, e adesso dovremo sfruttare
questi 60 secondi cercando di realizzare addirittura un altro gol. Si può fare. Ci abbiamo comunque sperato dall'inizio di questa partita. Giovinco batte il traversone, spiovente all'interno dell'area di rigore. Castellini, la palla alta, viene deviata, c'è ancora calcio d'angolo per il Catania, c'è ancora la possibilità per 30 secondi che il Catania possa non soltanto mettere la freccia ma avere due gol di vantaggio rispetto a una differenza a reti. Ho restituito il pallone sulla bandierina di destra, lo batte Giovinco, il calcio d'angolo, e adesso sono praticamente in 6, adesso in 7 a ridosso della rigore. È finita, dice Rapisarda, lo dice anche a Peters, batte il calcio d'angolo allontanato, sul pallone c'è Palermo, l'arbitro fischia 3 volte e dice che la partita è finita con il risultato di Brindisi 1 Catania 2. La formazione rossazzurra supera fuori casa, in trasferta, il Brindisi. Pesa come un macigno